È contraria all'assistenzialismo proposto dai 5 Stelle, il famoso reddito di cittadinanza, perché, secondo Elisabetta Gualmini, vicepresidente della regione Emilia-Romagna con delega al welfare, lo Stato deve aiutare temporaneamente i cittadini in difficoltà e dare loro la possibilità di reinserirsi nel mondo del lavoro. È nato così, 2 anni fa, il progetto RES, Reddito di Solidarietà, un sistema di welfare innovativo. Sì, il reddito di solidarietà ormai già da 2 anni c'è stata una lunga progettazione. In Emilia-Romagna le famiglie che sono sotto la soglia di povertà assoluta ricevono un sussidio economico che è più alto di quello progettato a livello nazionale, perché la regione mette delle proprie risorse economiche e quindi è un aiuto che va dai 300 euro fino ai 900 euro circa a seconda del nucleo familiare. In cambio però non è un'idea assistenzialista, quindi il cittadino si deve impegnare a firmare un progetto di reinserimento lavorativo o di formazione o sociale a seconda dell'età. Quante sono le domande arrivate? Abbiamo avuto 34.000 domande nell'ultimo anno, 3.000 nella provincia di Ravenna e abbiamo già 16.000 famiglie con in mano la carta prepagata e già inseriti in progetti.